stavo sulla via, ma pensavo di essere matta a stare nella via. E quindi invece per me la BT è stata: sei bene sulla via, sei centrata, non sei matta, anzi è una figata. Ok? Cioè, in sintesi questo. Quindi per me la magia è stata scoprire questa possibilità di collegare i diversi aspetti. Poi già te l'ho già riconosciuto, te l'ho già detto. Quindi rendere anche un po' scientifico, no, questa visione del mondo, che per noi occidentali non è per niente facile che possa essere riconosciuta come scienza. Io personalmente, se posso permettermi, tanto non permetto, lo faccio lo stesso, la mia difficoltà, mettiamola così, più che difficoltà, o il mio piacere sarebbe stato più che incontrare gli orisha, che sono lontani culturalmente dal mio contesto. È chiaro che io sarei stata più facilmente avvicinabile e coinvolgibile attraverso degli archetipi, per esempio, o forse più da un pensiero orientale che non da un pensiero brasiliano. Cioè, brasiliano per me è una cosa molto molto strana, molto sconosciuta. Quindi forse quello è l'aspetto che sento un po' più lontano da me, ecco. Ma quello è semplicemente un codice, perché poi in realtà il contenuto, cioè, mettilo in un modo, mettilo in un altro, e vabbè. E questo è il primo aspetto. Invece, come mi pongo io nei confronti della BTE? Adesso io sono al top della carriera e ho detto: e mo sti cavoli, che me frega, io ormai questo l'ho fatto, adesso faccio quello che piace a me. BTE, counseling, posso tornare al mio amore della psicologia. Quindi adesso io sto per fare quello che in teoria avrei voluto fare tutta la vita. Non c'ho manco più voglia di lavorare, però diciamocelo. Mi dovrei diplomare fra 2 mesi, quindi sto facendo la mia tesi. E lì mi domando: lo farò? Non lo farò? Sono in grado di farlo? Quanto ho imparato io della BTE? E poi mi chiedo: ma è importante che io applichi poi la tecnica che ho imparato, o è importante tutto il percorso che io ho fatto su di me e che quindi sia capace poi di stare accanto all'altra persona?